viaggia, si va nel sud-est asiatico, in Vietnam, in Laos e poi ci si riavvicina al Mediterraneo passando per lo Sri Lanka, posti. Per l'Oceano Indiano, attaccato al Mediterraneo. Vabbè, no, io ci riavviciniamo, no, longitudinalmente. Ha ragione, perché Fru, nessuno lo sa per il momento, lo saprete tra pochissimo, è il più grande esperto di bandiere d'Italia. Ci provo, Non ci provo. facciamo, non voglio vedere modestie. Lo so. Comunque, il luogo dove andiamo in Vietnam è il meno attraversato dai turisti. Sarebbe stato facile andare da Lanne o Hoi An, i soliti posti, invece noi no. Andiamo nel nord, nelle risaie, in tutti i posti più difficili da Da vivere. vivi, sì, infatti tanti quando sapevano che io andassi in Vietnam hanno detto, ah sì, ci sono stato in vacanza, invece no, noi abbiamo proprio fatto un itinerario molto poco turistico. Giustamente, per mettere Coraggioso quasi. Hai avuto paura? Io ho paura tutti i giorni. Dell'itinerario di lui? Della vita. Io ho grandi sorprese, cioè grandissime sorprese. Accaniti, volenterosi di vincere? Sì, ma soprattutto gli inaspettati. Cioè, io prima, no, sono partito non prevenuto, però uno si fa un'idea su qualcuno. Invece mi hanno molto sorpreso. Cioè, quando vedrete già dal primo È in episodio. continuo cambiamento, perché Sì. come dice Donatella Versace, solo gli stupidi non cambiano. Lo dice Donatella. Secondo me i giornalisti hanno l'idea che io e Fru dormiamo in dei Four Seasons, in degli alberghi molto lussuosi quando siamo a Pechino Express. No, non dormiamo come i concorrenti, però dovete sapere che per un concorrente è estremamente affascinante. Io ero felice come ho fatto concorrente perché sei libero, sei staccato dai telefoni, loro non possono avere i telefoni. Sei sradicato dalla vita occidentale, dagli obblighi che tu hai tutti i giorni, non te li ricordi. Non avevi un po' questa sensazione di libertà da Sì, è concorrente? vero, però io un po'. È vero che non dormiamo negli hotel a 5 stelle, anche noi da inviato il conduttore, però diciamo, avere il letto ogni sera garantito Però comunque libertà è del un piacere. È concorrente. vero, forse ho già dimenticato quella voglia di libertà, ma mi sono immerso totalmente in quest'altro ruolo. Però sì, empatia verso i concorrenti tanta, però a volte secondo me quel sadismo necessario per partecipare a questa trasmissione, per fare questa trasmissione, è un po' necessario. Per il telespettatore, ovviamente. Sì, Un po' è no. bello, siccome l'ho fatto da poco, quando tu gli dici ora siete arrivati qua, ora salite là sopra, un po' c'è un lato di me che dice bello, e un po' mi dispiace, sento un po' come quando una madre E poi ti senti rimprovera in colpa, sì, una madre volentieri. che rimprovera i propri figli. Una cartolina di questa edizione. È facile dirlo, ma panorami incredibili. Cioè, ricordo che ho proprio delle queste. Verde, Esatto, montagne verdi, c'era la montagne. canzone Montagne Sì, Verdi, mi faccia la ricordo. bella. Sì. Faccia la bella. Mi ricordo Montagne Verdi. Molto più basso. Eh no, vieni, finisce là, Finito. mi ricordo Montagne Verdi. Da, 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 da. Quella. Quella canzone lì di Marcella Bella.